Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brush up. He does. Un istituto alberghiero in una delle città più importanti da un punto di vista turistico italiano anche, questo comporta qualche cosa anche nella conoscenza di piatti nuovi, visto i tanti turisti che vengono qua? Io penso di sì, penso che sia molto importante per Alassio, ma anche per le altre città della Riviera Ligure, partecipare all'Expo di Milano, perché potrebbe essere un volano per la nostra economia. All'Expo allestirete dei laboratori voi? Uno sarà dedicato alla panizza, il resto sarà dedicato ai piatti principali della nostra tradizione, il brandacuyun, la cima, il chifero di finale, il bacio di Alassio, i pesci della tradizione, penso al polpo degli zavorranti che presenterà l'Istituto Albergese, alle acciughe che presenterà l'Istituto Alberghiero Casini di La Spezia. Quindi tutte le eccellenze della nostra cucina verranno presentate in laboratori, dove sarà chiesto ai visitatori dello stand della Regione Liguria di farli insieme ai grandi chef. E alla fine di ogni laboratorio daremo un diploma in ricordo di questa giornata. Mi dicono che tu hai realizzato un filmato per parlare dell'Expo. Sì, siamo andati insieme al professor Laureri ad Albenga, abbiamo preparato un tavolo nel centro storico per dar visibilità a questo progetto dell'Expo. E abbiamo preparato un tavolo come ci ha insegnato i nostri professori e quindi è stata un'esperienza piacevole. La gente che si avvicinava al tavolo, che impressione ti ha fatto? Erano molto curiosi e chiedevano cosa stessimo facendo, appunto perché era una cosa fuori dal normale, esatto, sì. Perché hai scelto l'alberghiero? Questa scuola, diciamo che sono sempre stata sicura di scegliere questo indirizzo perché mi piace molto il contatto con la clientela e la preparazione soprattutto dei cocktail, quindi sono sicura di questa scuola. Il tuo piatto preferito? La panizza.